Quello di Colette Haram è un caso datato ben 38 anni. Fu il primo ad essere presentato nella serie televisiva della BBC, Crime Watch, quando iniziò nel giugno 1984. I fatti ebbero luogo a Keyworth, nel Nottinghamshire, luogo dove Colette, apprendista parrucchiera di appena 16 anni all'epoca, viveva con i genitori. Colette Haram lasciò la sua casa in Normanton Lane poco dopo le 20 del 30 ottobre 1983, per incamminarsi verso l'appartamento del suo ragazzo. Il tragitto era lungo un paio di chilometri circa e solitamente era proprio il fidanzato ad andarla a prendere, ma quella sera aveva la macchina fuori uso e non poté farlo. Fu vista per l'ultima volta alle 20:10 circa mentre svoltava in Nicker Hill, dove si fermò a parlare con un gruppo di amici. I testimoni riferirono di aver sentito poco dopo una donna gridare e successivamente il rumore di un'auto che si allontanava a forte velocità. Fu il suo ragazzo a dare l'allarme quando non la vide arrivare e dopo una serie di telefonate frenetiche alle 22:30 fu contattata la polizia per aiutare la famiglia e gli amici nella ricerca di Colette. Alle 9 del mattino seguente il suo corpo venne ritrovato in un campo di Keyworth. Fu suo fratello a fare la tragica scoperta. Colette era stata violentata e strangolata. La polizia avviò un'indagine per omicidio senza però ottenere grossi risultati o testimonianze ulteriori rispetto a quelle iniziali. E così il 7 giugno 1984, a oltre 7 mesi dai fatti, l'omicidio di Colette Haram venne trattato nella serie televisiva Crime Watch della BBC, appena lanciata. Il programma ricostruiva ed analizzava i principali crimini irrisolti allo scopo di ottenere informazioni dal pubblico, in modo che queste potessero poi essere utilizzate dagli inquirenti per risolvere i casi. I risultati non furono trascurabili. La polizia ricevette oltre 400 segnalazioni e fu così in grado di eliminare almeno 1500 sospetti dalle loro indagini. Tuttavia, l'assassino è rimasto in libertà. Per anni questi riuscì a farla franca, facendosi addirittura beffe degli inquirenti e vantandosi in una lettera anonima di essere lui lo strangolatore omicida, ma che non lo avrebbero mai preso perché quel giorno indossava una maschera di Halloween e nessuno era stato in grado di vederlo in faccia. Fu solo nel 2008, in seguito ai progressi della tecnologia forense, che la polizia fu in grado di sviluppare un profilo DNA del sospetto e grazie a questo le indagini ebbero una svolta. Infatti uno dei quattro figli dell'assassino, Jean-Paul Hutchinson, fu arrestato dalla polizia per un banale reato. I tamponi di DNA venivano prelevati di routine a chiunque venisse arrestato ed il suo era quasi identico a quello risultante dal profilo dell'assassino di Colette Haram, al quale era stato possibile risalire grazie ad un tovagliolo di carta ritrovato nel pub dove l'uomo andò poco dopo il brutale omicidio. Quel riscontro positivo portò all'arresto del padre del ragazzo. Paul Stewart Hutchinson, allora cinquantenne, fu finalmente accusato dell'omicidio di Colette Haram nell'aprile del 2009. Per la verità, inizialmente Hutchinson tentò di accusare il fratello Gerard, morto e cremato nel 2008. Tuttavia, traccia del suo DNA risultò disponibile da un campione di sangue prelevatogli in ospedale. Quando gli investigatori lo confrontarono con quello riscontrato sul tovagliolo del pub, non trovarono alcuna corrispondenza. Fu a quel punto che l'assassino confessò, dichiarandosi colpevole di fronte alla Nottingham Crown Court il 21 dicembre 2009. Nel corso del processo emerse anche che Hutchinson, il quale all'epoca del brutale assassinio viveva con la prima moglie ed il figlio a 7 isolati di distanza dalla povera Colette, raccontò alla famiglia di aver avuto il cancro e di essere andato in ospedale a farsi curare e per dar maggior credito alla sua storia si rasò la testa sostenendo di aver fatto la chemioterapia. Alla fine, l'uomo tornò a casa e continuò a condurre una vita normale, lavorando come elettricista ed aiutando persino i ragazzi con problemi di apprendimento, senza mai rivelare alla moglie l'orrore commesso. In seguito, si trasferì a Stockhill Close, dove mise in piedi un'attività di distribuzione di giornali, ma nemmeno la seconda moglie dei suoi tre figli confessò mai alcunché. Il 25 gennaio 2010, Hutchinson è stato incarcerato a vita con un minimo di 25 anni da scontare per l'omicidio di Colette Haram. La madre di Colette, Jackie Kirkby, sostenne che la condanna di Hutchinson aveva portato un minimo di sollievo, ma la famiglia aveva bisogno di sapere perché Colette venne uccisa quel giorno. Una domanda alla quale Hutchinson ha sempre rifiutato di rispondere. Alle 8 del mattino del 10 ottobre 2010, Hutchinson venne trovato incosciente nella sua cella della prigione di Nottingham. Furono chiamati i paramedici che cercarono di rianimarlo.
senza successo. Hutchinson morì alle 9:58 in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Si ritiene che la causa della morte sia stata un'overdose di farmaci e che quindi l'uomo si sia suicidato. Circostanza che sarebbe poi stata corroborata dalle dichiarazioni della figlia, la quale sostenne che dopo il divorzio chiesto dalla moglie stesse attraversando un periodo di depressione. Paul Stewart Hutchinson scontò quindi appena 8 mesi della sua condanna e la sua morte ha posto fine ad una lunga e tragica storia, durata ben 27 anni. Un saluto a voi e bentornati sulla Zona Oscura. Per il caso di oggi facciamo sosta in Michigan per parlare di un caso che ha avuto luogo sul finire del 2018 e che ha visto coinvolti 2 amici, anche se mi rendo conto che alla fine di questa storia il termine non risulterà per nulla adeguato. Uno dei 2 protagonisti è Ashley Young, nata nel 1987 da Christine e Ambrose. La nascita di Ashley fu una specie di miracolo perché a sua madre, all'età di 18 anni, era stato detto che non sarebbe mai stata in grado di avere figli. Christine e Ambrose si separarono quando Ashley era ancora piccola, ma lei crebbe con la madre senza grossi traumi. Anzi, le due erano molto legate. Ashley era una ragazza solare, buona, sicuramente troppo. Una di quelle che vogliono sempre aiutare e che pensano vi sia del bene in ogni persona. Viveva a Kalamazoo, che non è un luogo di fantasia ma una città del Michigan, e lavorava al call center di una banca, mentre frequentava anche un college locale. In precedenza aveva lavorato in una casa di cura per persone con esigenze particolari. Ashley era generosa con tutti, specialmente con i suoi amici, e uno di questi si chiamava Jared Chance e viveva nella vicina Grand Rapids. In realtà Ashley non gli aveva parlato per alcuni anni, dal 2013 per la precisione. Difficile pensare che una ragazza come lei potesse litigare o provare rancore per qualcuno. Ebbene, ciò che fece il suo amico Jared non fu propriamente un piccolo torto. Penetrò in casa sua, rubò alcuni oggetti e li vendette per racimolare un po' di denaro. Quindi direi che il suo risentimento era abbastanza giustificato. Come si dice però, il tempo cancella le ferite e nel 2017 lo perdonò. Ashley e Jared tornarono quindi ad essere amici. Come avrete già intuito, Jared non aveva la stessa personalità né lo stesso buon cuore di Ashley. Era nato nel 1989 a Holland, distante circa 1 ora da Kalamazoo, ed era cresciuto con suo padre, sua madre e un fratello minore, Conrad. Sin dalla giovane età aveva instaurato uno stretto rapporto con la polizia locale, visto che dal 2006 al 2016 era stato fermato per ben 38 volte. Inizialmente nulla di molto grave, ubriachezza, taccheggio e così via. Ben presto però salì di livello. Nel 2010 venne arrestato per aver fatto irruzione nella casa della sua ex fidanzata. Nel 2011 i suoi genitori chiamarono la polizia perché stava dando di matto in casa, distruggendo quello che gli capitava sotto mano, e aggredì anche la gente che intervenne sul posto. Nel 2015 venne arrestato per droga. Nel 2016 aggredì suo fratello, che a suo dire gli aveva rubato dell'erba. Come potete capire, Jared non disdegnava sostanze di vario genere, tanto che sempre nel 2016 venne ritrovato privo di conoscenza nel giardino di casa. Dovettero portarlo in ospedale, dove restò per 4 giorni. Ma ci tornò ben presto, in quanto una volta a casa, 3 sconosciuti lo riempirono di botte con una mazza da baseball. In tutti questi anni, e nonostante una così lunga serie di episodi controversi, per usare un eufemismo, Jared non andò mai in carcere se non per qualche giorno. Probabilmente in questo diede una grossa mano il fatto che suo padre fosse un ex agente di polizia del distretto. Nel 2017, comunque, Jared Chance se ne andò da Holland. Probabilmente quel giorno vi furono festeggiamenti in città, e si trasferì a Grand Rapids. Fu più o meno in quel periodo che fece pace con la sua amica di vecchia data, Ashley Young. La donna lo vedeva come una vittima delle circostanze, una persona che aveva soltanto bisogno dell'aiuto di qualcuno, ed in effetti era accaduto altre volte che Ashley avesse aiutato Jared, quando questi si era trovato in difficoltà. Così, il 28 novembre del 2018, Ashley andò a trovare Jared a Grand Rapids. L'uomo viveva da solo al piano superiore di una casa con 2 appartamenti. L'inquilino al piano di sotto si chiamava Mario e i due dividevano lo scantinato. Quella sera, Jared e Ashley uscirono e fecero il giro di qualche bar insieme. Furono visti in un locale, poi in un Mulligan's pub. Qui Ashley venne immortalata dalle telecamere a circuito chiuso. Era circa 1 di notte e si trovavano non lontani dall'appartamento di Jared. Il giorno successivo, il 29 di novembre, Ashley aveva un appuntamento con sua madre.
Stava infatti per trasferirsi in un nuovo appartamento e aveva organizzato l'incontro con il proprietario proprio quel giorno in modo che anche Christine potesse cofirmare il contratto, credo come garanzia. Ashley però non si sarebbe mai presentata a quell'appuntamento. Christine, dopo aver tentato inutilmente di contattare Ashley al telefono, chiamò Jared per sapere dove fosse sua figlia, visto che era a conoscenza della visita a casa dell'amico. Lui non rispose, così Christine lasciò un messaggio dove gli diceva che stava cercando sua figlia, chiedendogli se fosse con lui. Nel caso, gli disse di comunicarle che stava andando alla polizia per denunciarne la scomparsa. Probabile che il messaggio non fosse per Ashley, ma per lo stesso Jared. Christine sapeva dei suoi trascorsi e non era per nulla felice che sua figlia fosse amica di un soggetto del genere. Jared rispose più tardi con un messaggio. Disse che era stato con lei la sera precedente e che Ashley aveva lasciato il suo telefono in un bar e che era passata a riprenderlo prima di tornare a Kalamazoo. Le diede anche il numero di un suo amico, Demetrius Taylor, dicendole di provare a contattarlo perché Ashley forse era passata anche da lui quel giorno. Contemporaneamente Jared, che come avrete compreso era un genio del crimine, scrisse a suo amico Demetrius dicendo che l'avrebbe contattato la madre di Ashley e di dirle che la ragazza era stata con lui a Kalamazoo e che se n'era andata da poco. Quando Christine contattò Demetrius, questi le disse che non solo non aveva visto Ashley quel giorno, ma non sapeva neppure chi fosse. Ovviamente la donna, già molto preoccupata, andò ancora di più nel panico e chiamò la polizia. E anche alcuni amici di Ashley furono informati della sua apparente scomparsa, visto che la madre aveva chiamato anche loro per vedere se ne sapessero qualcosa di più. Uno di questi amici andò a Grand Rapids, nei pressi dell'appartamento di Jared, e iniziò a curiosare in giro, tra la spazzatura. Qui venne ritrovata la lama di una sega. Questa persona venne notata da Mario, l'uomo che viveva nello stesso stabile di Jared e col quale condivideva la cantina. Venuto a sapere della scomparsa della ragazza, decise di controllare lo scantinato, dove non scendeva da qualche giorno. Era il 2 dicembre 2018. Mario in cantina avvertì immediatamente un pessimo odore e trovò un telo nero ricoperto di sangue. Chiamò subito il 911. Una volta intervenuta sul posto, la polizia trovò cartucce di un revolver Smith & Wesson calibro 22, sangue, lame di una sega elettrica e sotto un telo, un torso umano, appartenente a una donna. Mario disse anche alla polizia che Jared, il quale viveva al piano di sopra, possedeva un revolver calibro 22 e che l'auto di Ashley Young era stata parcheggiata di fronte alla casa per uno o due giorni. Quella stessa notte, Jared Chance fu arrestato. Nel suo appartamento vennero ritrovati vestiti femminili e oltre a del sangue c'erano anche due scatoloni sospetti, all'interno dei quali, in buste nere, vennero rinvenute due braccia, senza mani, e due gambe, senza piedi. Le accuse che vennero mosse a Jared in questa prima fase furono mutilazione e occultamento di cadavere. Inizialmente non omicidio, anche perché doveva essere ancora effettuata l'identificazione del torso. Ma fu accusato anche di questo qualche settimana più tardi, quando si arrivò alla conclusione certa di quanto già in realtà si sapeva. Il torso ritrovato in cantina era quello di Ashley Young. Gli investigatori trovarono video di sorveglianza e ricevute che mostrarono come il 28 e il 29 novembre Jared era stato in un negozio e aveva comprato birra, sacchetti di plastica neri e ammoniaca. Jared inoltre aveva visitato i suoi genitori e anche loro risultarono coinvolti nella vicenda. Probabilmente aiutarono loro figlio a coprire ciò che aveva combinato. Nel loro appartamento a Holland vennero ritrovate tracce di sangue e una sega elettrica con dei residui di tessuto. Dopo le analisi venne stabilito che quei tessuti appartenevano a Ashley. Le residue parti del suo corpo, testa, mani e piedi, non vennero mai trovate. La causa della morte non poteva essere stabilita, ma essendoci delle cartucce in cantina è probabile che la donna abbia ricevuto uno o più colpi di pistola alla testa, visto che non c'erano fori di proiettile sul torso. Un'altra questione che rimase avvolta nel mistero fu il movente. Ashley e Jared vennero visti per l'ultima volta nel locale vicino a casa dell'uomo, attorno all'una, e un cameriere testimoniò che erano tranquilli al loro tavolo. E anche dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso non sembravano esserci tensioni. C'era una sola persona che poteva fornire risposte a tutti i punti interrogativi di questa vicenda: Jared Chance. Così, nel settembre del 2019, gli fu offerto un accordo. Confessione totale su tutti i capi d'accusa e indicazione del luogo dove poter ritrovare i residui resti di Ashley in cambio di una sentenza di minimo 31 anni. E Jared rifiutò, andando a processo in quello stesso mese. Ovviamente gli esiti non poterono che essere negativi per lui. Venne dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa, dall'omicidio di secondo grado all'occultamento e smembramento di cadavere. Venne condannato da un minimo di 100 a un massimo di 200 anni di carcere,
Non so, forse in Michigan si divertono coi numeri e non usano la parola ergastolo. Anche i genitori di Jared, James e Barbara, finirono sotto processo per l'aiuto dato al figlio in quei due giorni successivi alla morte di Ashley, oltre alla falsa testimonianza. L'altro figlio, Conrad, fu testimone di quanto accadde in quelle ore concitate. Jared aveva contattato i suoi dicendo di aver ucciso Ashley ed averla fatta a pezzi. Così i genitori avevano in qualche modo cercato di aiutarlo a nascondere le prove del crimine, con gli scarsi risultati sopra esposti, anche perché c'era ben poco da fare. Inoltre, la notte precedente al suo arresto, James aveva accompagnato suo figlio Jared alla stazione di polizia di Grand Rapids. Non si capisce bene per quale motivo. I due dissero soltanto che Jared aveva informazioni su una persona scomparsa e che aveva letto degli annunci su Facebook. Ma a domande più precise, non rispose, e James Chance disse che lo avrebbe fatto solo in presenza di un avvocato. Come sappiamo, Jared venne arrestato poco dopo in casa sua. A James e Barbara Chance, durante il processo che si svolse nel 2020, andò molto meglio rispetto al figlio. Non tutte le accuse furono provate, principalmente quelle di falsa testimonianza, e le condanne furono alquanto misere. Passarono appena un mese in carcere e vennero condannati a un anno di libertà vigilata. Purtroppo i residui resti di Ashley Young non sono mai stati ritrovati, così come non si è capito il movente. Possibile, considerando che tipo era Jared e il fatto che fosse sempre in cerca di soldi, che quella notte abbia chiesto del denaro in prestito a Ashley e dal suo rifiuto abbia dato di matto, sparandole, e facendo poi tutto il resto. Purtroppo i genitori di Ashley non lo sapranno mai, e neppure noi. Un saluto a voi cari amici della Zona Oscura. Ci avviciniamo di gran carriera alle 10.000 anime oscure, quindi se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando di cliccare il pulsantino rosso in basso a destra, così potrete poi lamentarvi di YouTube che non vi invia le notifiche, altrimenti non potete farlo. Per il caso di oggi facciamo un bel salto temporale per arrivare fino al 1995 e parlare di un fatto di cronaca piuttosto cruento e che fece molto parlare di sé all'epoca. Siamo in Tennessee e nello specifico a Knoxville, città dove risiedono circa 175.000 persone, o almeno questa era la popolazione a quella data, sicuramente oggi sono anche di più. Ai tempi in città c'era un Job Corps, una sorta di centro sociale che offriva la possibilità ai meno abbienti e alle persone con un'età ormai superiore a quella nella quale si frequentano le scuole dell'obbligo di studiare e formarsi, supportandoli poi anche per trovare un impiego. Ovviamente era frequentato per la maggioranza da persone povere, ragazzi che avevano avuto un'infanzia problematica. Non sto usando il passato perché siamo nel 1995, ma perché questo centro oggi non esiste più e non sono stati soltanto i fatti che sto per raccontarvi a contribuire alla sua chiusura, ma in generale le particolari propensioni delle persone che lo frequentavano. Diciamo che quando il Job Corps venne chiuso, nell'aprile del 1995, il tasso di criminalità di Knoxville si abbassò molto. L'istituto venne abbattuto un decennio più tardi e per molto tempo rimase una specie di rudere che ricordava a chiunque passasse da quelle parti ciò che accadde nel gennaio del 1995. Ed è da lì che partiamo, nello specifico da un parco a pochi minuti di distanza da Dale Avenue, dove aveva sede Job Corps. Alle prime luci dell'alba del 13 gennaio, un uomo e una donna stavano facendo una corsa in quel parco, situato nei pressi dell'Università dell'Agricoltura di Knoxville, quando videro qualcosa di strano lungo il percorso, a terra. Si trattava senza ombra di dubbio di sangue. I due si erano addentrati in una zona del parco più isolata e decisero di chiamare gli addetti alla manutenzione del parco, visto che evidentemente non si trattava di qualche goccia, ma c'era proprio una scia di sangue in mezzo alle foglie che formava una traccia. E questa conduceva a un luogo poco lontano, tra gli alberi, dove venne ritrovato il cadavere seminudo di una ragazza, ridotto piuttosto male. Ovviamente gli inservienti del parco chiamarono la polizia. C'erano segni di lotta e alcuni vestiti vennero ritrovati poco lontano. Le tracce indicavano la presenza di più persone, come se la ragazza avesse subito un agguato. Ferite, mutilazioni, gola tagliata. Era stato un vero e proprio massacro. Per chiudere il cerchio, inciso sul suo petto, c'era un pentacolo. Quindi il dubbio che si fosse trattato di un delitto rituale fu subito molto forte, anche se alla fine di questa storia vedremo che fu solo in parte così. La vittima si chiamava Colleen Slammer, ma prima di parlare di lei e di ciò che le accadde, è necessario fare un passo indietro e introdurre la protagonista principale del video di oggi, Krista Pike. Krista era nata in Virginia nel marzo del 1976. La sua infanzia non era stata di certo delle più semplici. Sua madre era una accanita fan di droga e alcol e lei passò i primi anni di vita con la nonna, con la quale forse sarebbe venuta su un po' meglio,
Chi può dirlo? Purtroppo la donna morì quando Christ aveva 12 anni e lei dovette tornare da sua madre, anche perché il padre non si sa di preciso dove fosse. Purtroppo i vizi della madre si trasferirono in poco tempo alla figlia e Christ lasciò la scuola iniziando ad avere problemi con la legge per piccoli furti e tutto questo genere di cose. Non passò molto tempo prima che finisse in un istituto di correzione. A 17 anni però si trasferì a Knoxville e lì, proprio al Job Corps, provò a iniziare una nuova vita, studiando per diventare un'infermiera. Più o meno. Infatti Christ era molto più interessata ad altre cose che con i libri avevano poco a che fare. Fu proprio al Job Corps che conobbe T. Darrell Shipp, che all'epoca aveva 17 anni, due meno di lei. Anche lui aveva avuto un'infanzia problematica e al Job Corps studiava per diventare chef. Come Christa, T. Darrell però aveva altri interessi oltre a quelli culinari, nello specifico occulto e satanismo. I due si fidanzarono e lui la introdusse ai rituali e agli incantesimi che immagino siano soliti fare le persone che adorano il demonio, e a quanto pare Christa trovò il tutto molto interessante. La coppia aveva un rapporto alquanto morboso e non credo che questo possa stupire qualcuno. Così, quando un'altra ragazza fece la sua apparizione nel quadro che vi ho appena descritto, potete immaginare che le cose non si misero molto bene. Si trattava di Colleen Slammer, 19 anni, originaria di Jacksonville, Florida. Anche Colleen frequentava Job Corps e nello specifico studiava informatica. C'era una cosa che Christa Pike non sopportava di Colleen, ed era appunto Colleen. La odiava nella sua interezza e il motivo principale è che si era convinta, a torto o a ragione, che volesse soffiarle il fidanzato. I primi giorni del 1995, dopo che i ragazzi tornarono in sede terminate le vacanze natalizie, Christa arrivò al punto di non tollerare più la sua presenza e decise che qualcosa doveva essere fatto. L'11 gennaio, parlando con una sua amica, Kim, che sarà poi una delle principali testimoni di questa vicenda, ammesso che fossero necessari testimoni, Christa disse che aveva deciso di uccidere Colleen perché quel giorno era stata particolarmente cattiva con lei. Probabile che la ragazza pensò ad uno scherzo o una cosa detta così per dire. Purtroppo Christa avrebbe dovuto essere presa sul serio. Alle 8 di sera del 12 gennaio, la stessa Kim disse di aver visto Colleen, T. Darrell, Christa e un'altra ragazza loro amica, Shadaka Pearson, uscire insieme dal dormitorio del Job Corps. Un paio d'ore dopo li vide ritornare, ma erano in tre. Indovinate chi mancava? Ovviamente, Colleen Slammer. La ragazza era stata attirata in una sorta di imboscata dalla stessa Christa, che le aveva detto di avere qualcosa da fumare se volesse andare con loro al parco. Successivamente Christa sosterrà che avrebbe soltanto voluto spaventarla, dirle di stare alla larga dal suo ragazzo e cose del genere. Ma si sa da cosa nasce cosa, e i fatti andarono purtroppo molto diversamente. Il ruolo di Shadaka Pearson fu marginale, lei in pratica fece da palo accertandosi che nessuno arrivasse da quelle parti. Gli altri due invece condussero Colleen nella parte più interna del bosco e lì la picchiarono e torturarono. Christa fece la parte grossa del lavoro, sostenendo poi che erano state delle voci nella sua testa a dirle di farlo. Aveva portato con sé un taglierino che usò ripetutamente sulla povera Colleen. Quando questa cercava di alzarsi e fuggire, T. Darrell provvedeva a rigettarla a terra, mentre la sua fidanzata proseguiva la sua opera, colpendola anche con un pezzo di asfalto trovato per strada. Questa è una breve versione di ciò che accadde, visto che le cose andarono avanti per più di un'ora, prima che Colleen Slammer morisse. Il pentagramma sul petto venne inciso per metà da Christa e per metà da T. Darrell. Una volta tornata al dormitorio, Christa si recò presso la stanza della sua amica Kim, ballando e cantando, vantandosi con lei di ciò che aveva appena fatto. Le mostrò anche un souvenir, un piccolo pezzo del cranio di Colleen. E non soltanto a lei. La mattina seguente, proprio mentre la polizia trovò il cadavere della ragazza, lo stava mostrando in giro. Uno dei ragazzi presenti chiamò sua madre e questa contattò la polizia. Non ci volle molto affinché il caso venisse risolto. Il cadavere non era ancora stato identificato, ma bastò controllare i registri di entrata e uscita al Job Corps per verificare che solo una studentessa aveva fatto il check-out, ma non il check-in. Ed era appunto Colleen Slammer. Allo stesso tempo, fu molto facile verificare che quando era uscita, la notte precedente, lo aveva fatto assieme ad altri tre ragazzi, Christa, T. Darrell e Shadaka, che erano invece rientrati dopo un paio d'ore. I tre vennero interrogati il 15 di gennaio e nessuno negò quanto accaduto. Nell'appartamento di Christa e T. Darrell vennero trovati parecchi materiali riconducibili al satanismo e agli interessi particolari dei due. Christa fu molto collaborativa, addirittura guidò gli agenti al parco aiutando a ricostruire tutto quello che era accaduto, minuto per minuto, colpo dopo colpo.
T. Darrell sostenne di aver partecipato alla cosa, ma di non aver fatto granché, se non incidere metà della stella sul busto di Colleen. Shadaka disse che non sapeva che avrebbero ucciso la ragazza. Pensava solo che volessero spaventarla e lei doveva solamente fare la guardia. Anche se qualche giorno prima aveva assistito ad un discorso piuttosto inquietante tra i due fidanzati, che pare volessero offrire un sacrificio umano al diavolo, il quale non sembrò aver apprezzato molto comunque, visto che tutti e tre vennero arrestati e accusati di omicidio di primo grado. Il processo di Krista iniziò nel marzo del 1996 e le prove e confessioni furono talmente chiare da lasciare poco spazio al dibattito. La difesa puntò sulla sua infanzia difficile e sul fatto che avesse un disturbo bipolare e problemi al cervello. Il 22 marzo del 1996, dopo appena un paio d'ore di camera di consiglio, venne ritenuta colpevole di omicidio di primo grado e cospirazione per commetterlo. Krista Pike fu condannata a morte per elettrocuzione. Durante la lettura della sentenza frignava peggio del bambino che vuole tornare sulla costa crociere, ma pensando a quello che ha fatto a Colleen Slammer c'è poco da dispiacersi. Risulta essere ad oggi la più giovane donna ad aver ricevuto tale condanna negli Stati Uniti, almeno da quando fu ripristinata la pena di morte nel 1976. L'esecuzione fu fissata per il 12 gennaio 1997. Strano che non abbiano stabilito anche l'orario preciso. No, dico così perché in merito a questo ho qualcos'altro da dirvi, ma ci arrivo subito. Prima dobbiamo occuparci della sorte degli altri due imputati. T. Darrell fu ritenuto colpevole e condannato al carcere a vita, con possibilità di libertà condizionata dopo 25 anni che dovrebbero essere da poco passati. Il motivo per il quale non venne condannato a morte anche lui credo fu l'età e non il fatto che non abbia infierito sul corpo di Colleen come la sua compagna. Infatti T. Darrell aveva 17 anni all'epoca dei fatti, mentre Krista 19. Shadala venne assolta in merito alle accuse di omicidio di primo grado e, visto che si dimostrò collaborativa, ottenne come pena 6 anni di libertà vigilata. Ma la storia non finisce qui, perché l'esecuzione di Krista Pike subì dei ritardi tecnici, diciamo così. Tra appelli, controappelli, appelli sugli appelli e probabilmente anche altre cose simili, insomma, per farla breve, Krista ancora oggi è nel braccio della morte. Nel marzo del 2022, all'età di 46 anni e dopo ben 26 anni dai fatti. Nel frattempo però, dietro le sbarre, ha avuto ancora modo di far parlare di sé. Nel 2001 ha provato a uccidere un'altra galeotta durante una lite ed è stata anche condannata per questo, ma poca roba vista la sentenza che ancora dovrebbe subire. Poi, nel 2012, cercò anche di organizzare un tentativo di fuga grazie all'aiuto di due persone esterne. Un ex guardia che lavorava nel primo carcere dove Krista era stata rinchiusa e un ragazzo che non so come né perché aveva iniziato a scriverle in prigione. Due geni della lampada, insomma. Il piano, o quello che avrebbe dovuto esserlo, venne comunque scoperto prima della sua esecuzione. E devo dire che un po' mi spiace perché sono proprio curioso di sapere quale folle idea avevano per tirarla fuori di prigione. Ad oggi, Krista Pike rimane l'unica donna nel braccio della morte in Tennessee. Nel 2020 è stata richiesta una data per l'esecuzione, anche se c'è ancora la possibilità che la Corte Suprema commuti la sua pena in carcere a vita. Di questo passo, comunque, la natura provvederà prima della giustizia. Quante storie avete letto o ascoltato su avvenimenti sinistri accaduti presso le stazioni di servizio? Andando a memoria, mi viene da pensare ad un racconto di Stephen King tratto dalla raccolta Al Crepuscolo, ad un episodio del film di John Carpenter Body Bags, ma anche ad alcune leggende metropolitane. No, le stazioni di servizio, nella nostra immaginazione, non sono luoghi così sicuri. Particolarmente di notte. Purtroppo a volte non lo sono neppure nella realtà. Quella che vi racconterò oggi è la storia di Jessica Eringa. Siamo nell'aprile del 2013, in Michigan, dove Jessica viveva assieme a suo compagno e a suo figlio. 26 anni, bionda, carina, la ragazza della porta accanto, se vogliamo. Una come tante altre. La sua dipendenza dall'eroina non verrà approfondita, anche perché ha poco a che vedere con questa storia. D'altronde ognuno si porta dietro i suoi demoni, piccoli o grandi che siano. Jessica lavorava presso una stazione di servizio Exxon in Michigan. Questa storia dovrebbe iniziare il 26 aprile del 2013, ma in realtà già il giorno precedente accadde una cosa piuttosto strana. La sera del 25 aprile, una cliente, dopo aver scambiato due parole con Jessica,
Le disse di come fosse pericoloso lasciare una ragazza da sola in una stazione di servizio nel turno di notte. Un uomo lì presente dirà che ci sono i clienti a controllarla. Una frase strana, ma che avrebbe potuto non avere alcun significato, ma lo assunse nei giorni a venire. La signora e l'uomo se ne andarono, così come Jessica, che quella sera tornò a casa sua per l'ultima volta. Il giorno successivo, durante il suo turno, un van color grigio venne visto nei pressi della stazione Exxon e Jessica parlò col proprietario, apparentemente in modo tranquillo, in base ad alcune testimonianze successive. Nessuno sa cosa si dissero, ma il van, così come era arrivato, se ne andò. Ma poco più tardi, una donna che lavorava in quello stesso posto ma che faceva altri turni, passò di fronte alla struttura a cavallo della sua motocicletta e vide ancora il van grigio. Questa volta però si dirigeva sul retro. La prima cosa alla quale pensò fu un tentativo di furto, magari proprio con la complicità di Jessica, che era in servizio da sola. Fece un giro sul retro e vide un uomo. Sembrava aggiustare delle cose sul retro della sua auto, ma chiuse lo sportello posteriore ed andò via prima che potesse vedere altro. L'unica cosa che avrebbe detto successivamente è che aveva dei capelli strani. Anche lei andò via. Non ha nulla a che vedere con quanto accadde quel giorno, ma viene automatico chiedersi come mai non decise di dare uno sguardo all'interno. Sguardo che invece diede, più tardi, un cliente. Alle ore 11:10 entrò all'interno della stazione di servizio e non vide nessuno. Dopo aver ripetutamente chiamato, senza ricevere alcuna risposta, decise di contattare il 911. Quando arrivarono, non trovarono alcuna traccia di Jessica né di nessun altro. I soldi erano ancora in cassa, la sua borsa e la sua giacca dietro al bancone. Di certo non vi era stata alcuna rapina, ma nei pressi della porta posteriore, che poteva peraltro essere aperta soltanto dall'interno, vennero rinvenute delle macchie di sangue che poi si scoprirono appartenere a Jessica. Ed un pezzo di arma da fuoco, il copribatteria del mirino di una pistola. Ovviamente si seguì subito la pista del rapimento, forse da parte di una persona che Jessica conosceva. La descrizione dell'uomo visto dentro e fuori dal van da alcuni dei testimoni sopra menzionati portarono a questo identikit, decisamente un viso generico, disegnato pure piuttosto male. L'elemento determinante avrebbe potuto essere il van color argento, che le telecamere di sicurezza dimostrarono essere passato diverse volte da quelle parti nei giorni precedenti, oltre ovviamente al giorno della sparizione di Jessica. Nessun numero di targa, però, e purtroppo non si trattava di una Ferrari rosa. Soltanto nel Michigan erano in circolazione ben 15.000 veicoli di quel tipo e colore. Le varie piste si raffreddarono in breve tempo. Di Jessica e Ringa non si seppe più nulla. Vi piace fare jogging? Per molti è quasi una mania, e per Rebecca Blatch era di certo una passione. Il 29 giugno 2014, la donna venne ritrovata distesa sul bordo di una strada, apparentemente colpita da un'auto. Almeno questo pensarono, nell'immediatezza del ritrovamento, i primi soccorritori che chiamarono il 911. La realtà però si rivelò molto diversa. Le avevano sparato la testa mentre faceva jogging. La donna morì durante il trasporto in ospedale. Non venne trovata alcuna apparente spiegazione per quel delitto, così come nessuno poté spiegare l'ecchimosi sul corpo di Rebecca, probabilmente dovuta ad una colluttazione. Spostandosi in auto dal punto in cui venne ritrovato il corpo della donna, in poco meno di 20 minuti si sarebbe potuta raggiungere la stazione di servizio dalla quale 14 mesi prima scomparve misteriosamente Jessica Ringa. Devo dire che ho passato già da un po' l'età in cui si torna talmente ubriachi da una festa da dimenticarsi la strada di casa. Non so se la ragazza della quale sto per parlarvi fosse ubriaca o soltanto un po' confusa. Fatto sta che nell'aprile del 2016, di ritorno da un party con amici, si perse. Siamo a Lake Town Township,
Michigan. Non aveva neppure un telefono con sé, probabilmente le sembrò un colpo di fortuna quando un uomo le si avvicinò con l'auto chiedendole se andasse tutto bene. La ragazza non volle essere riaccompagnata a casa, chiese solamente di poter telefonare, ma quando salì sulla macchina, un van color grigio argento, l'uomo le puntò la pistola. Miracolosamente la ragazza riuscì a fuggire, lanciandosi dalla macchina già in movimento. Se la sarebbe cavata con qualche abrasione, riuscendo a raggiungere una vicina abitazione e chiamando la polizia. Pochi mesi dopo, nel settembre del 2016, la sua testimonianza sarebbe stata fondamentale nell'arresto di Jeffrey Willis, un 46enne con precedenti penali che venne accusato dell'omicidio di Rebecca Blatch e del rapimento di Jessica Ring. Quando la polizia fece irruzione in casa sua, alla ricerca di prove ed evidenze dei suoi crimini, quanto venne ritrovato andò anche al di là di ciò che sarebbe stato sufficiente per un'incriminazione. Vennero rinvenute siringhe e liquidi, nello specifico droghe e sedativi, oltre a corde, manette ed anche una pistola, compatibile con quella dalla quale erano partiti colpi diretti a Rebecca Blatch e soprattutto, mancante di un pezzo, il copribatteria del mirino. Sarebbe forse stato sufficiente, ma i ritrovamenti non finirono lì. Nell'hard disk del suo computer vennero trovate, brutte cose, nelle quali non mi addentrerò, ma che risultano facilmente immaginabili. Alcuni video sarebbero risultati falsi, o meglio, recitati, se così si può dire. Altri, no. Ma per quanto di interesse relativamente ai casi illustrati, due cartelle attirarono l'attenzione degli inquirenti. Erano state nominate J, L, H e R, S, P. Decisamente una codifica a prova di bomba. Jessica L. Neringa e Rebecca Sue Blatch. Le cartelle erano piene di foto delle due donne ed informazioni sui loro casi, tratte da articoli di giornali. Venne anche fuori che Jeffrey Willis avesse lavorato come bidello in passato e fosse stato licenziato perché passava troppo tempo in sala computer. Più che altro, riuscirono a risalire agli URL visitati e direi che non serve specificare che tipologia di siti visitava durante l'orario di lavoro. Il suo processo per il rapimento e l'omicidio di Jessica Ringa si tenne nel maggio del 2018. Anche il cugino di Willis, Kevin Bloom, venne coinvolto nella vicenda. Disse alla polizia di aver aiutato Jeffrey a liberarsi del cadavere della ragazza, seppellendola in una zona nei pressi di Sheridan Road. Scortò la polizia sul luogo, ma le ricerche non sortirono effetti. Dal processo risultò che Willis era stato ben 15 volte alla stazione di servizio nella quale lavorava Jessica. La signora che aveva parlato con lei il giorno precedente la sua scomparsa lo riconobbe come l'uomo all'interno della struttura assieme a loro, colui che pronunciò quella frase sinistra che alla luce dei fatti risulta ancor più scioccante. Ci sono i clienti a controllarla. La casa del nonno di Willis distava appena 7 minuti di auto dalla stazione di servizio. Fu lì che l'uomo portò la ragazza incosciente e con ogni probabilità fu lì che venne uccisa. È immaginabile che Jessica abbia anche subito abusi di vario genere, ma non vi è stata alcuna possibilità di provarli. Da quello stesso posto, l'uomo chiamò suo cugino affinché lo aiutasse a liberarsi del cadavere. Jeffrey Willis si proclamò innocente, ma il 16 maggio 2018 venne dichiarato colpevole per il rapimento e l'omicidio di Jessica Ringa, ed un mese dopo fu condannato a scontare l'ergastolo senza possibilità di sospensione della pena. L'anno precedente aveva ricevuto la stessa condanna per l'omicidio di Rebecca Blatch, uccisa con 3 colpi di pistola mentre faceva jogging, per non essere voluta salire sul suo van. Sebbene i fatti e le testimonianze relative al caso di Jessica siano piuttosto eloquenti e risulti davvero difficile pensare ad una ricostruzione alternativa degli eventi, c'è una cosa che non permette di porre la parola fine a questa vicenda. Nonostante le indicazioni di Kevin Bloom relativamente al luogo della sepoltura, il cadavere di Jessica non è mai stato ritrovato.
Colon è una piccola città del Michigan che conta appena 3.000 abitanti. Il villaggio è fiancheggiato dal lago Long e dal lago Palmer, collegati da uno stretto canale. Insomma, un ambiente molto suggestivo e tranquillo. Teresa e Larry Macomb erano originari del luogo. Erano sposati ed avevano tre figli, Dustin, Tiffany e la più piccola della famiglia, Venus. Ovviamente anche la piccola Venus crebbe e si sposò con Doug Stewart nel 2002. Matrimonio alquanto curioso, in quanto i due si sposarono 4 giorni dopo il loro primo appuntamento. Decisione un po' affrettata, effettivamente, avrebbero potuto aspettare almeno una settimana. Comunque sia, la notizia fu una grossa sorpresa per genitori e familiari, ma non è che potessero fare molto a riguardo. Tra l'altro, Doug sembrava andare molto d'accordo con il fratello di Venus, Dustin. I due andavano insieme a caccia, a pesca, insomma, sembravano aver legato. Venus a quei tempi lavorava in una banca ed aveva studiato criminologia in quanto voleva diventare un poliziotto. Desiderio che però aveva accantonato in quanto col tempo si era resa conto di odiare pistole ed armi. Doug invece era stato nei Marines, ma dopo essersi sposato con Venus aveva deciso di lasciare il servizio, iniziando a lavorare nel settore del fast food. Dopo un anno arrivò la prima figlia della coppia, Brooke, e 2 anni più tardi la secondogenita, Rachel. Visto che Venus era stata promossa in banca ed aveva quindi ottenuto un aumento di stipendio, Doug iniziò a passare molto più tempo in casa con le figlie. Questo però lo portò anche ad appassionarsi a qualcosa che solo in teoria dovrebbe essere appannaggio di teenagers e ragazzi molto giovani. Spesso anche gli adulti non riescono a resistere al fascino e all'intrattenimento della Xbox, e così fu per Doug, che ben presto divenne dipendente da questo genere di divertimento, principalmente dalle partite online. Vizio che non riuscì a togliersi a quanto pare, e questo ebbe anche delle ripercussioni sul suo matrimonio. Dopo un periodo di crisi, Venus e Doug decisero comunque di dare una seconda chance al loro matrimonio, ricominciando tutto da capo e trasferendosi in Virginia, nello specifico a Newport News. Doug ricominciò a lavorare, come camionista, e le cose sembrarono andar bene per almeno un anno, fino a quando una notte Venus prese le bambine e se ne tornò in Michigan. Doug addirittura ne denunciò la scomparsa visto che non rispondeva alle sue chiamate, ma poi venne a sapere dalla polizia che la donna semplicemente se n'era andata. Nel febbraio del 2010 Venus si era quindi trasferita nuovamente presso la casa dei genitori a Colon. Doug invece era rimasto in Virginia. Lunedì 26 aprile 2010 Venus e le sue bambine si erano svegliate presto, pronte per un nuovo inizio di settimana. Lei stava preparando la colazione per le piccole. La madre Teresa era già al lavoro mentre Larry, il padre, a letto a dormire. Ma l'uomo venne svegliato dal fracasso proveniente dalla cucina. Nulla di strano. Erano le due bambine che giocavano. Scendendo al piano di sotto, però, vide le nipoti, ma non sua figlia. La sua borsa e le sue chiavi erano in casa, la sua auto nel vialetto, ma nessuna traccia di Venus. Le bambine non avevano alcuna idea di dove fosse andata. Larry guardò attorno alla casa, in giardino, ovunque, ma non riuscì a trovarla da nessuna parte. Notò però che di fianco al vialetto, nel cortile, la breccia era smossa e sembrava che in quel luogo vi fosse stata una colluttazione. Ma nessuno dei vicini aveva udito nulla. Venus, semplicemente, era scomparsa. Inoltre a terra vennero ritrovati un codino per capelli e la confezione di un telo di plastica blu, ma nessun telo. Larry decise a quel punto di chiamare il 911. Sulla confezione del telo venne rinvenuta un'impronta, ma ci sarebbe voluto un po' di tempo per identificare a chi appartenesse. Larry disse agli agenti che qualche giorno prima, dopo un'udienza in tribunale, Venus aveva ottenuto la piena custodia delle bambine. Ed ovviamente questo mise Doug Stewart in cima alla lista dei sospettati. L'uomo però viveva ancora in Virginia, ad oltre 700 miglia di distanza da Colon. La polizia cercò di contattarlo per tutto il giorno, riuscendo a parlare con lui solamente a tarda sera. Ovviamente gli chiesero dove fosse stato per tutto il giorno, e lui rispose di aver passato l'intera giornata a Newport News, fornendo anche informazioni sui luoghi dove era passato o si era diretto. La polizia parlò con alcuni testimoni, che dissero di averlo visto, ed analizzò le immagini delle telecamere a circuito chiuso poste nello stabile dove viveva ed in altri luoghi di interesse. In effetti i video lo immortalavano uscire dal suo appartamento, guidare l'auto ed entrare in un parcheggio. Inoltre fece degli acquisti con la carta di credito presso alcuni rivenditori della zona. Insomma, la sua presenza era segnalata a 11 ore di viaggio da Colon, dove Venus era sparita. Caso che sembrò quindi complicarsi, visto che il sospettato numero 1 si trovava a quanto pare molto lontano dalla scena del crimine. Così vennero seguite anche delle piste alternative, una delle quali portava ad un folle in libertà. Moro, capelli corti e baffi, era stato avvistato nei pressi del lago Adams la notte prima della scomparsa di Venus, ma il presunto pazzo non venne mai trovato
e quella pista si raffreddò. Continuarono invece a tenere d'occhio Doug, probabilmente perché nonostante l'alibi era l'unica persona che potesse avere dei reali motivi per fare del male a Venus. In fondo avrebbe potuto ingaggiare un sicario o qualcuno che rapisse l'ex moglie e rimanersene tranquillo a Newport News. Così perquisirono il suo appartamento in Virginia, tracciarono i suoi movimenti bancari e controllarono il track di sua proprietà. Non trovarono nulla, eccetto una ricevuta di Walmart sul sedile posteriore dell'auto per l'acquisto di una pala, guanti, un cappello ed un telo di plastica. E non si trattava di un Walmart in Virginia, ma in Ohio, a circa un paio d'ore d'auto da Colon. La ricevuta era del 25 aprile, il giorno precedente ai fatti. Nel frattempo che le indagini proseguirono, Doug non perse tempo e chiese nuove udienze per la custodia delle figlie. Infatti sostenne che la sua ex moglie se n'era andata come aveva fatto tempo addietro, sparita improvvisamente nel cuore della notte, questa volta di mattina e senza le bambine. Una prima svolta nelle indagini si ebbe quando il padre di Venus trovò il suo diario ed alcune pagine scritte a mano fecero intendere che il matrimonio fosse peggiore di quanto già ci si sarebbe potuto immaginare, con tanto di accuse di abusi a carico di Doug riguardanti le figlie. A quel punto la polizia decise di reintervistare coloro che avevano visto Doug il giorno della scomparsa di Venus. In particolar modo un paio di impiegati dell'ufficio legale dove era andato a pagare delle commissioni. Dissero che aveva il cappuccio della felpa tirato su e dei grossi occhiali da sole. Insomma, alla fine della fiera, considerando che non lo conoscevano neppure troppo bene e che avevano a che fare quotidianamente con molte persone, si giunse alla conclusione che quell'uomo, del quale venne anche tracciato un identikit, sembrava Douglas. Ma era veramente lui? La polizia era convinta di no e continuò ad indagare. Controllarono minuziosamente il suo telefono e saltò fuori che avesse avuto parecchi contatti con un numero nel Delaware che apparteneva ad un ragazzo di nome Ricky Spencer, un giovane che all'epoca dei fatti frequentava il college. Ma qual era il legame tra i due? Beh, come si dice in questi casi, basta chiedere. Quando la polizia lo interrogò, Ricky disse di aver conosciuto Doug durante alcune partite live su Xbox e che i due fossero diventati molto amici. A quanto pare Doug aveva quindi ancora il suo vecchio hobby e questo gli aveva consentito di fare anche delle amicizie. Lui e Ricky si conoscevano da 9 mesi circa e si incontrarono per la prima volta il 1 aprile del 2010. E fu da quel momento che molto gradualmente, ma a quanto pare efficacemente, Doug iniziò a parlare con Ricky della sua quasi ex moglie, di quanto fosse pazza e pericolosa, e di come però avrebbe ottenuto la custodia esclusiva delle sue figlie e che lui fosse disperato per questa cosa. Doveva assolutamente salvare le sue bambine e per farlo sarebbe dovuto andare al di là della legge e per questo aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse, che lo coprisse nello specifico. Analizzando il telefono di Ricky si scoprì che era stato fuori servizio per l'intera giornata del 26 di aprile, a parte un breve istante nel quale venne agganciato nei pressi dell'appartamento di Doug, in Virginia. Ricky era soltanto un ragazzino e la polizia non ebbe grosse difficoltà a farlo parlare, facendosi raccontare tutta la storia. Doug aveva bisogno di qualcuno che si fingesse lui durante il suo soggiorno nel Michigan. Una persona della sua stessa stazza che, adeguatamente camuffata con cappello ed occhiali, entrasse ed uscisse dal suo appartamento, dalla sua auto e si recasse nei luoghi dove venne visto quel giorno fare acquisti, con una delle carte di credito di Doug. Ricky fece tutto questo. In fondo quella mattina non incontrò nessun amico stretto di Doug, solo persone che lo conoscevano appena e pensarono fosse lui. A 2 mesi dai fatti, quindi, Doug Stewart venne arrestato con l'accusa di omicidio di primo grado nei confronti di sua moglie Venus. Il processo iniziò un anno dopo, senza un cadavere e senza dunque la certezza che Venus fosse morta, anche se nessuno pensava che le cose potessero essere andate diversamente. Lui si dichiarò non colpevole, ma la testimonianza di Ricky, che raccontò la storia nel suo complesso, lasciò pochi dubbi. Così come gli acquisti effettuati al Walmart il giorno precedente l'omicidio, tra i quali anche un telefonino usa e getta, e non ultima, l'impronta lasciata sulla confezione del telo ritrovato nel cortile di casa dei genitori di Venus, impronta che apparteneva a Doug. L'uomo aveva dato un itinerario di istruzioni precise a Ricky, dove andare e dove farsi vedere, guidando la sua auto, indossando i suoi vestiti e pagando con la sua carta di credito. Gli disse anche come avrebbe ucciso Venus, usando le tecniche apprese durante il periodo da militare. Al termine del processo, Doug Stewart venne condannato al carcere a vita senza possibilità di condizionale. Ricky invece si dichiarò colpevole di cospirazione e fu condannato ad un solo anno grazie alla sua collaborazione. Storia finita da un punto di vista processuale, ma non c'era ancora il cadavere di Venus. Le ricerche andarono avanti per 8 lunghi anni,
A Douglas fu chiesto ripetutamente dove l'avesse sepolta, ma lui non lo disse mai. Anche perché continuò a proclamarsi innocente e capirete che rivelare il luogo di sepoltura non sarebbe stato compatibile con la sua versione. Fece tutti gli appelli possibili, fino a quando non terminarono. E nel 2018 tornarono un'ultima volta da lui per porgli la solita domanda: dove hai sepolto Venus? Questa volta Doug fu più aperto al dialogo. Disse che avrebbe detto qualcosa soltanto in cambio di qualcos'altro. Un accordo, insomma, che fu accettato. E così Douglas Stewart portò la polizia nel luogo dove poi venne ritrovato il cadavere di Venus, illustrando anche i dettagli dell'omicidio. Finalmente la sua famiglia ebbe un cadavere sul quale piangere e da questa brutta storia, con una confessione tardiva, venne posta la parola fine. So già che qualcuno immaginerà che Douglas abbia trattato uno sconto di pena o che gli sia stata concessa la possibilità di libertà vigilata in cambio della sua confessione. Niente di tutto questo. La sua richiesta fu molto più semplice. Una Xbox, con la quale potrà giocare in carcere per il resto dei suoi giorni.